Ed eccoci qui nuovamente in questa serie. Il paesaggio è molto, molto verde. Sta facendo? Ah sì, è vero, la barra della fame è un poco muscia. Beh, saliamo da qualche parte, vediamo un po' dove cazzo siamo arrivati. Mio caro fratellino salterino, sti cazzi, bello sto posto, vorrei che esistesse nella vita reale. Mi sembra che la mano per il letto ce l'hai, cioè c'hai proprio il letto, quindi anche se ci sono pecore non credo che ti serva adesso, non è che non vuoi fare dei tappetini. Sì, la direzione è quella. Pecore sulla sabbia. Questo è strano. Ma cerca di entrare un po' più dentro, perché ne sei sempre sulla costa? Mamma mia, sei innamorato delle coste tu, eh? E anche della cara Luciana, se per questo. Calma, vabbè, non ti preoccupare, tanto non sanno chi sei. Ci vuole un po' se scoprire se sanno di... Sì, vabbè, mi sto zitto, ok, va bene. Mi sa che questa serie risulterà pallosa come la prima. Mazza quanto lagga. Mi sa che se vuoi trovare qualcosa devi entrare. Inoltrati nella foresta. Vabbè, nella collina, quella foresta. Vai. Sì, le betulle dopo. Vai, sali. Cavallo. Dai. Che è quello a fare? Quello semmai dobbiamo andare a visitare un'altra volta, adesso dobbiamo trovare un posto dove rintanarci prima che scenda la notte, perché qua io la vedo brutta. Sta attento! Stiamo per fare il classico volo nel vuoto. Che è quello a fare? Là, che? Là, al cubo! Cubo sospeso nel vuoto. Boh. Ma aspetta, torna indietro. Erba sospesa nel... Ma che cazzo di... Boh. Preferisco non pensare a questo, se non mi va in patta il cervello. Mucche. Ti conviene prendere un po' di provviste, signora? Bravo. Prego, si faccia avanti. È il momento suo. C'è stato anche loro che non l'hai preso. Ehi, finalmente si è deciso a lasciare la co... Sì, sto cazzo. Che musichina carina. Sta tramontando il sole, devi trovare un riparo il più presto possibile. Cani! Ah no, lupi. Cercate di addomesticarlo, che può essere utile. Se non mi ricordo male, bisogna usare gli ossi per fargli. Non credo che funziona. Ecco, sei innamorato però lo stesso non funziona.
No. Prima gli dai. Penso che prima gli dai le ossa. No. Lascia perdere. Ma no, sei testato, eh. Non ha fatto niente, le è mandato in calore e basta. Non sono diventati. Cioè, non ti attaccano perché non la mangiare, ma niente. Secondo me che ci riprovi quando hai le ossa. Lasciamo perdere questo punto e andiamo a trovare un buco dove intanarci prima che scenda troppo il sole. Che già sta scendendo. L'animaccia tua, puoi andare a costruirti un buco, riparo. Seme galleggiante. Sinceramente il seme che ho usato è strano. Dai. Oh. Vai. Sì, con la parete rocciosa non lo so perché, ma mi ispira sicurezza. Forza, sfondiamo la breccia. Direi che sia il caso di mettere una luce prima che scende troppo il sole. Sì, la cosa è fatta bene. Sì. Blocchiamo le due estremità così almeno siamo sicuri che non ci vengono a prendere di profilo. Sì, bell'antro. Tu sei un po' troppo perfezionista certe volte. Ah, ok, la torcia. Che sta guardando? Ah. Ok. Sì, è un po' stretto. Allarga. Larga. Questi angoli buoni secondo me favoriscono lo spoiler dei mostri, quindi ti consiglio di metterci delle torce. E adesso divertiti in quello in cui sei più bravo di tutto, a spaccare, vai. Anche il forno e tavolo da lavoro, vai. Sì, è simmetrico, incomincia ad allargare. Vai. Ce l'hai piccolo perché? Ah già, è vero! Ancora non hai trovato metallo, quindi è meglio non consumare gli oggetti in metallo e utilizzare quelli di pietra, che sono più facilmente rinnovabili. Bravo. È un genio. La velocizzi un po' sta cosa, non credo che la gente interessa vedere come spacca e che culo dietro allo carbone. Però dico sempre, tu mi devi dare qualche numero all'otto perché sinceramente hai un culo proprio della madonna a trovare le cose, mamma mia, fai paura. Eppure parecchio ne hai trovato, mamma mia. Secondo me ci sta un sacco di gente in Minecraft che gli roderà un mazzo in un modo incredibile per la fortuna che c'è. Sembra logico riempire quello che è aperto. Sì, se no il letto te lo metti. Perché?
Bravo Pirla. Quando tutta questa pietra sarà utile. Ah, ho capito adesso, voleva dare una pietra così è più protetto. Sì, sì, una soluzione molto adatta. Ecco, così sei più al sicuro e sei più protetto. Ottimo, sta leggendo. Dell'albero si vede un cazzo sto gioco. Vabbè, mentre tu finisci di lavorare io vado a fare un attimo una pisciata. Però ti sei dovuto fare mentre ero in bagno. Sai che penso? Che è durato già abbastanza. Ti conviene. Magari chiudiamola qui. Beh, alla prossima, signori.